Ciao a tutte e tutte, buon 2022, eccoci insieme per un altro anno, dovrebbe essere il quarto, grazie per avermi seguito fin qui. Ad oggi siamo a quasi 2700 iscritti, che per un canale dedicato a psicologo e psicologi non è niente male, grazie veramente. Sarà un anno interessante sia per la nostra professione, perché il Covid ci sta decisamente sfiancando e sta portando, come l'OMS ha detto, a nuove tipologie di problematiche o a slatentizzazioni di problematiche che prima riuscivamo a gestire. Quindi ci sarà parecchio da lavorare per noi. Anche il ministro Speranza lo scorso anno ha riconosciuto il fatto che la psicologia, il ruolo dello psicologo sarà sempre più fondamentale per il cittadino italiano e in generale per le persone. Avremo problemi che riguarderanno molto i bambini, gli adolescenti, dal punto di vista alimentare, per esempio, dal punto di vista comportamentale, dal punto di vista esistenziale nel momento in cui traghettiamo verso l'età adulta. Però avremo problemi anche per chi è solo, problemi per persone in età geriatrica, nonché problemi relativamente alle coppie e al mondo del lavoro. Insomma, ci saranno un bel po' di problematiche su cui dovremo lavorare. Con il canale cercherò di dare ogni tanto qualche idea, qualche spunto che dalle terapie brevi possa essere utile per chi si trova ad affrontare questo tipo di problematiche, lato ovviamente psicologo, perché il mio è un canale per psicologi e psicologhe. Però ci sarà anche una rivoluzione, una piccola rivoluzione all'interno dei video. Infatti saranno molti di più i video concentrati su degli argomenti, i video a serie, chiamiamoli così, cioè 2, 3, 4, 5 video che trattano un solo argomento e lo vanno ad analizzare pezzo per pezzo. Per esempio, dalla prossima settimana e per i prossimi 4 video avrete per l'appunto 4 video sugli attacchi di panico, come impostare la prima seduta, quali tecniche utilizzare poi nella prima seduta, cosa fare nelle sedute dalla seconda in poi, e infine un caso clinico che permette di vedere un pochino meglio come tutto quello che ho detto nei primi 3 video possa essere reso all'interno di una seduta vera e propria. Insomma, cercherò di fare diversi video in questo modo per andare a dare delle idee ancora più specifiche che spero possano essere di aiuto. Ovviamente non è un corso di formazione, ragazzi, ne siamo consapevoli, sono video di 3-4 minuti, servono più che altro a darvi un'idea di come funzionano le terapie brevi in certi contesti, però spero che possano essere utili proprio per fare questo, per darvi lo spunto ad andare a approfondire. Io stesso mi sto interessando sempre più di nuovi argomenti. Quest'anno in particolare sarò molto concentrato sull'approfondimento delle terapie brevi con problematiche maggiori, disturbo borderline, psicotici e altri problemi di questo genere. In realtà sono un po' di anni che mi interessano, ma quest'anno vuoi anche le lezioni che terrò per la scuola di specializzazione in psicoterapie brevi sistemico-strategiche, istituto ICNOS, sarò molto più addentro a questo. E in più mi sto interessando molto dal più o meno 2017 ai feedback informed treatment e alla deliberate practice. Ne ho già parlato in alcuni video, c'è la mia intervista a Scott Miller fatta lo scorso anno e vedrete ancora altri argomenti sull'argomento, perché altri argomenti sull'argomento interessante, perché ciò che come sempre mi è più a cuore è aumentare l'efficacia oltre che l'efficienza delle psicoterapeute e degli psicoterapeuti. Quindi insomma, un bel po' di roba, spero di avervi incuriosito abbastanza da cominciare con me questo nuovo anno. Ci vediamo tra una settimana dove inizieremo ad andare proprio a vedere esattamente come si lavora sugli attacchi di panico e nel corso dell'anno e dei mesi avrete un bel po' di sorprese rispetto a questa e ad altre tematiche. Ciao a tutte e tutti, grazie per avermi seguito fin qui ancora e buon inizio 2022.